Il domatore di Aquiloni, l'officina manageriale per gestire l'impresa, un podcast di Parole di Management. Cali di fatturato e aziende che chiudono. La situazione che stiamo affrontando è davvero drammatica. Per fortuna c'è il sostegno pubblico per la liquidità e il credito, anche se si tratta di misure tampone non certo in grado di risolvere il problema, che vede appunto il futuro delle nostre imprese a serio rischio. Ma se gli aiuti non bastano, come si può gestire lo scenario e prepararsi a vivere nelle fare impresa nell'era delle incertezze? Un ruolo importante lo gioca chi gestisce le finanze delle aziende. Bentornati al Domatore di Aquiloni, il podcast dedicato a fornire la cassetta degli attrezzi per i manager e per aiutarli a orientarsi in una realtà senza più bussole utili. Ospite della puntata è Valerio Vimercati, Chief Financial Officer e amministratore di Rating Lab, società che offre supporto professionale alle imprese. Buongiorno e benvenuto al Domatore di Aquiloni. Buongiorno, buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Partiamo dallo scenario attuale. Qual è la situazione che dal suo osservatorio le aziende stanno affrontando e quali sono i problemi principali a suo giudizio? Beh, è un momento ancora difficile, anzi per certi aspetti credo che il momento di vera difficoltà debba ancora arrivare. Tutto sommato oggi abbiamo ancora le sospensioni dei licenziamenti e la facoltà di attingere alla cassa integrazione a oggi sino a fine mese prossimo. Abbiamo ancora la sospensione di tutti gli impegni finanziari, nella fattispecie linea breve piuttosto che finanziamenti, mutui e leasing. Quindi è un momento che finanziariamente è ancora assolutamente trasversale. Potrebbe essere in prospect un momento di estrema difficoltà se l'azienda non si è strutturata per far fronte alle prossime necessità, appunto, del periodo. Ha parlato di sospensioni, quindi sembra di vivere un po' come nella vita in realtà quotidiana fuori dal lavoro, in un limbo. Ma le aziende però si stanno preparando ad affrontare quella che possiamo definire forse la tempesta perfetta che sta arrivando. Per chi non si è preparato, magari non sarà così drammatica per chi ha già fatto delle azioni. Sicuramente la fase che abbiamo vissuto da marzo del 2020 a oggi è una fase lunga in cui la maggior parte delle aziende si sono strutturate per far fronte alle necessità prospettiche. Indubbiamente il momento non è ancora facile, anche perché non dimentichiamoci che a marzo, aprile dell'anno scorso non pensavamo che ci sarebbe stato un secondo lockdown o pseudo tale per cui oggi si è peggiorata un po' la situazione. Molti hanno una dotazione finanziaria sufficiente per far fronte al prossimo momento, ma diciamo mediamente la cultura finanziaria italiana non è tale da ipotizzare che tutti siano strutturati. Per essere anche abbastanza pratici, anche microfinanziamenti, i famosi 25.000 che poi sono diventati 30.000 euro garantiti al 100% dallo Stato, iniziano alcune micro aziende, micro attività a essere in difficoltà a far fronte all'impegno della sola rata composta da interessi, quindi stiamo parlando di rate da 70-90 euro. Vogliamo fornire però qualche indicazione utile sulla gestione del momento, e in questo scenario la figura del CFO sembra poter assumere un nuovo interesse. Ma che cosa può fare il responsabile finanza all'interno di un'azienda? Ma allora, alla parte base si parte da una valutazione dei dati storici per creare uno scenario prospettico. Quindi sicuramente andiamo a valutare lo scadenziario degli impegni e i rientri attesi appunto dalle vendite sostanzialmente dell'azienda. Andiamo a commisurare, a capire se c'è un gap da coprire e come strutturare questa copertura.
Una cosa importante che abbiamo riscontrato è che molte aziende sono ricorse al credito, ma non hanno valutato la sostenibilità dello stesso in ottica prospettica, banalizzando finanziamenti mediamente a medio-lungo termine sono stati a 72 mesi, con 24 di preammortamento. Purtroppo far fronte a un indebitamento magari rilevante concentrato in 48 mesi, parecchie aziende non hanno la capacità di farvi fronte. Quindi si sono indebitate, hanno risolto il problema oggi creandosene un'onda lunga, uno tsunami domani sostanzialmente. Quindi questo è l'elemento, diciamo, prospettico. Sicuramente in questo momento direi che per tutte le aziende la cosa più importante è il costante monitoraggio dei crediti. Tendendo a dire, come dicevo poc'anzi, il problema più grosso sarà da fine marzo. Diciamo, abbiamo due grossi ostacoli. Il primo a fine marzo, quando appunto finiranno le casse integrazioni e inizieranno i licenziamenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende, non so se tutte hanno valutato anche l'ipotesi licenziamento, molte non considerano che c'è un TFR da pagare piuttosto che un contributo da versare per la NASPI, appunto, che è più o meno rilevante. Quindi non si sono dotati delle sufficienti provviste, piuttosto che, ripeto, l'ottica temporale più importante, la scadenza più importante sarà quella del 30 giugno, quando ripartiranno tutto. Ci sono parecchi istituti di credito che attendono quella scadenza per formalizzare dei rientri a delle aziende che non sono strutturate per farvi fronte. Quindi, anche se la mia azienda è in grado di supportarla in autonomia, vive in un mercato, subisce un mercato, quindi se i clienti di questa azienda non si sono a loro volta strutturati, potrebbero generare degli insoluti e quindi portare sull'azienda stessa, portare il problema. Quindi da qui la questione, il monitoraggio crediti è elemento imprescindibile oggi. Quindi il suggerimento più importante che mi sento di dare oggi è rafforzate questa divisione, perché sarà dove si giocherà la partita nei prossimi mesi. È molto interessante il fatto che giri intorno tutto all'aspetto finanziario, in particolare anche che bene, finirà prima o poi, adesso ci sarà un consiglio dei ministri che deciderà sia sulle casse integrazioni sia sui licenziamenti, ma non è scontato che la possibilità di licenziare dia poi per forza come risultato il licenziamento, proprio perché ci potrebbe essere un problema di liquidità per liquidare le persone. Quindi è un aspetto che non avevamo mai toccato. È molto interessante. Lei ha parlato di CFO agile. Cosa vuol dire essere o diventare un CFO agile? Sostanzialmente il CFO è una figura che deve essere molto operativa, deve avere una cultura accademica sostanzialmente per avere una forma mentis sostanzialmente, ma deve essere puntuale per trovare soluzioni. Quindi agile nel senso veloce nel dare delle risposte, agile nel senso di essere reattivo anche nel valutare gli scenari che cambiano. Quindi il fondamentale è avere prima di tutto una conoscenza, un monitoraggio costante della situazione per inquadrare al meglio la problematica. Ma le soluzioni sono in continuo divenire e molto spesso purtroppo le soluzioni sono subite, quindi gli eventi sono subiti e quindi bisogna modificare il piano e trovare nuove soluzioni.
Prima accennato al tema della cultura, ci vorrei arrivare, però prima di arrivarci mi piacerebbe approfondire questo aspetto, lei ha iniziato a accennarne, perché agile potrebbe far rima con quelle organizzazioni snelle, soprattutto nel processo decisionale. Mi viene in mente che le aziende più piccole potrebbero essere proprio quelle più avvantaggiate, ma dal racconto che ci ha fatto e anche da quello che noi percepiamo sul mercato, queste aziende sono quelle più in difficoltà. Come si spiega allora questa situazione paradossale? Allora, sicuramente il mercato, soprattutto della finanza, si è modificato negli anni e si è modificato in maniera sensibile. Con l'introduzione di Basilea, sostanzialmente, sono cambiate completamente le regole di ingaggio. La maggior parte degli imprenditori era abituata a creare un rapporto fiduciario con il sistema creditizio nell'accezione più ampia, ma in maniera pratica con le banche prettamente, quindi conosceva bene il direttore che aveva autonomia e empatia, conosceva perfettamente l'azienda, supportava in tempi brevi, da qui anche l'agilità, il richiamo all'essere agile, dava risposte concrete in tempi brevi e con un supporto reale. Con l'introduzione di Basilea sostanzialmente sono cambiate drasticamente le regole di ingaggio. Oggi la prima discriminante di valutazione è affidata, si può dire, a un computer che valuta una serie di informazioni che riceve, tra cui la centrale dei rischi, l'information provider, analizza i bilanci e crea delle discriminanti. In base all'esito, quindi al rating assegnato dalla macchina, si determina l'autonomia decisionale, quindi si stabilisce se il ruolo del direttore è risolutivo o meno. Il vero problema che cos'è? Che molto spesso le risposte sono a livelli superiori, quindi è disintermediata questa figura. Purtroppo molti imprenditori, non complice il fatto che non c'è stata una diffusione, una comunicazione corretta di questo cambio operativo, molti imprenditori non sono informati e non concepiscono, non realizzano questo cambio, questa modifica. Nelle aziende familiari in più c'è una difficoltà supplettiva, molto spesso la contabilità non è neanche interna, quindi non hanno neanche tutte le informazioni e quindi lo scadenziario non è aggiornato, la contabilità non è aggiornata, le regole appunto di Basilea non sono conosciute e sostanzialmente si resta un po' al palo, in balia un po' degli eventi, quindi nel 90% dei casi questa è la problematica delle piccole e delle micro aziende, quindi non essere al passo coi tempi sostanzialmente. È un problema allora davvero culturale molto importante, perché se non c'è, non dico la figura, però se non c'è neppure qualcuno che ha tutte queste conoscenze, al di là della pandemia che come in tante cose ha accelerato e ha fatto, come dire, messo davanti agli occhi di tutte le persone, soprattutto gli imprenditori, un qualcosa che già c'era ed era ignorato, allora direi che dovremmo trovare un modo per quantomeno tamponare questa falla. Ormai ci siamo dentro, però in qualche modo dobbiamo uscirne. Cosa si può dire allora a tutti quegli imprenditori, alle piccole e medie imprese, che sono tante nel nostro paese, rappresentano la maggioranza del tessuto economico, per evolvere anche sul piano culturale? Sicuramente, ripeto, iniziare ad avere una programmazione in dubbio, quindi tenere più sotto monitoraggio la propria posizione, quindi avere una contabilità aggiornata sicuramente è di supporto e d'aiuto. Indubbiamente, come dicevo prima, operativamente la prima cosa che farei oggi è aggiornare lo scadenziario e tenerlo sotto costante monitoraggio, come dicevo, ma non solo del ciclo passivo sui pagamenti,
ma soprattutto anche in questa fase sul ciclo attivo. In ottica prospettica, una cosa che culturalmente non è diffusa, ma è fondamentale soprattutto per la piccola e media azienda, è il monitoraggio della propria centrale rischi. Molti non sanno neanche che cos'è, però è l'elemento discriminante, ancor più sulle piccole aziende, per la determinazione dello standing creditizio e del rating. Quindi molte aziende non sanno neanche come richiederla, non sanno che è gratuita e non vanno mai a vederla. Quando ne sentono parlare è solo perché ricevono una telefonata dalla banca che dice: c'è un problema sulla centrale rischi, vedi di capire che cos'è e dammi le spiegazioni del caso. Quindi centrale rischi è un elemento imprescindibile. Ultimo, ma non ultimo, tanto più dall'anno scorso a oggi, la predisposizione di business plan. Ora mi rendo conto che operativamente la definizione di un business plan per la quasi totalità delle aziende è di difficile, se non difficilissima valutazione, però è un elemento cardine per la valutazione prospettica. Potrebbe anche essere un business plan meramente di break-even, cioè capire quali numeri devo generare di fatturato per far fronte a tutti gli impegni che ho. Sarebbe già una buona base di partenza da avere e da conoscere. Quindi la cultura fa rima anche con le competenze e noi non possiamo però dare per scontato che le aziende abbiano delle figure idonee per anche introdurre o adottare le soluzioni molto pratiche che ci sta raccontando. Pensa che introdurre per esempio un temporary manager in queste aziende possa essere utile, una figura simile che possa agevolarle? Allora, sicuramente ruoli come il mio oggi sono importanti per dare un'infarinatura, una formazione di base, andare a recepire gli elementi cardine appunto per essere preparati a combattere in questi anni una nuova battaglia sostanzialmente. Quindi attività come la mia. Noi siamo dei CFO agile anche perché entriamo in azienda, supportiamo l'azienda per far fronte alla situazione di periodo, infondiamo la cultura, andiamo a determinare gli elementi cardine appunto che devono essere monitorati e analizzati dall'azienda in maniera tale che l'azienda diventi autonoma nella gestione. Un altro aspetto che vorrei affrontare è quello che riguarda le tecnologie. Prima ne ha citate alcune, però mi pare più lato per ottenere un credito, per ottenere, quindi dei sostegni. Ci sono però delle tecnologie proprie anche del CFO all'interno delle organizzazioni. Penso, per esempio, all'intelligenza artificiale, la citiamo tante volte nell'ambito produzione, nell'ambito gestione del personale, ma come si può applicare e come può essere utile anche nell'ambito finance? Uso degli esempi pratici e concreti. Chiaramente, a titolo esemplificativo, noi abbiamo sistemi proprietari di analisi che appunto utilizzando anche l'intelligenza artificiale vanno a monitorare, a scandagliare lo storico per andare a determinare un prospettico. Per essere pratici, parlo della centrale rischi a titolo esemplificativo e non esaustivo. La centrale rischi è l'elemento cardine per la piccola e media impresa per la valutazione da parte dell'istituto di credito. Proprio perché, come potete immaginare, oggi siamo a febbraio 2021, ci stiamo basando nelle valutazioni di bilancio al 31 dicembre 2019 pre-Covid, quindi la centrale rischi è puntuale, è indietro di 2 mesi e mi dà tutta una serie di informazioni. Per assurdo, oggi mi restituirebbe come si sono comportati i clienti del mio cliente durante tutto il periodo Covid. Ha
ha continuato l'attività, ha venduto, lo vedo oggi dalla centrale rischi, dall'entità di autoliquidante, ha disponibilità, lo vedo da centrale rischi, se non mi utilizza o mi utilizza un affidamento di cassa, dove ho venduto, vende all'estero, sono tutte informazioni che questo sistema restituisce ed è da qui che lo definisco uno dei sistemi più importanti. Faccio una piccola parentesi, un piccolo corollario: la centrale rischi è gratuita, può essere richiesta senza muoversi dall'ufficio a mezzo tech. Recentemente, in periodo Covid, Banca d'Italia ha anche creato un sistema per poterla chiedere in monitoraggio online e andarla a recuperare dei propri sistemi, quindi sicuramente è poco impegnativa e definirei poca spesa e tanta resa, per dare uno slogan all'utilizzo del monitoraggio della CR. Mi sembra un consiglio assolutamente molto efficace e appunto anche adottabile nel brevissimo tempo. Indubbiamente, lo consiglierei di farlo a tutti sempre e con anche una cadenza trimestrale per vedere appunto se ci sono discrasie e scostamenti. Analizzare quel dato cosa mi permette di vedere. Prima di tutto come sono visto dal sistema, ma mi permette anche di avere un contraddittorio dall'esterno per vedere appunto una valutazione fatta dall'esterno e super partes. Ultimo, non escluso, visto l'entità e il numero di informazioni che restituisce, ci possono anche essere errori di segnalazione, quindi un'analisi dello stesso potrebbe permettermi di richiedere dei correttivi. Come si concilia uno strumento tecnologicamente avanzato con quello che ci sta raccontando? Allora, la restituzione di una CR è un file in PDF di svariate centinaia di pagine. È un file in cui viene riportato il nome dell'istituto di credito ogni mese, con le prime pagine sono i mesi più recenti. Oggi, se dovessi richiedere una CR, la vedrei in dicembre 2020, quindi parte da dicembre 2020 e va a ritroso. Il periodo di monitoraggio medio è 36 mesi, è quello che viene definito da Banca d'Italia diritto all'oblio, cioè il periodo che viene monitorato dall'istituto di credito. Quindi suggerisco sempre di analizzarla su un'ottica temporale così lunga e trovo su ogni singola pagina il nome dell'istituto, il nome di tutte le linee che mi concede, come lo utilizzo, con tutte le segnalazioni di cui parlavo. Ora, sistemi come il nostro cosa permettono di fare? Di interpolare i dati, creare un fondamentale, creare le discriminanti di analisi per singola controparte e a livello generico, ma soprattutto permette quindi di dire al caro cliente: è emerso la problematica su questa banca, questa banca e questa banca in questo periodo. Attenzione, tu utilizzi sopra misura l'istituto A a discapito dell'istituto B e C, ma l'istituto C, se implementassi il rapporto, sicuramente avresti una valutazione migliore. Attenzione, hai una stagionalità, se e riscontro che hai un tendenziale di insoluti che aumentano, quindi nel breve periodo, se non vi pone riparo, andrà in tensione finanziaria, perché cosa succede? È un rapporto causa-effetto. Ricevo un insoluto, l'insoluto mi viene radiato in conto, il conto erode la disponibilità liquida con cui devo pagare tutto il corrente, in primis i dipendenti, piuttosto che le rate di finanziamento, piuttosto che i fornitori. Quindi, se correttamente analizzata, è anche predittiva, mi permette ex ante di porre in essere dei correttivi.
mi permette in una situazione ordinaria di efficientare il rapporto, ripeto, a titolo esemplificativo non esaustivo, se implementassi maggiormente il rapporto con l'istituto C, potrei ottenere nel breve o nel medio periodo una riduzione degli oneri finanziari. Dico questo perché in molti, molti bilanci che vedo l'incidenza degli oneri finanziari è decisamente rilevante, incide in maniera pesante sull'utile di periodo. Grazie, è stato un lungo viaggio nel finance che abbiamo fatto in compagnia di Valerio Vimercati, Chief Financial Officer e amministratore di Rattling Lab, società appunto che offre supporto professionale alle aziende. Io la ringrazio per essere stato con noi, per aver condiviso tanti anche piccoli, ma sicuramente molto molto interessanti e utili aiuti e suggerimenti per le aziende che ascoltano il nostro podcast. Grazie a lei, Dario, e a tutti gli ascoltatori. Quindi ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito e do appuntamento, come sempre, alla prossima puntata del Domatore di Aquiloni. Grazie a tutti e arrivederci.